in breve vi illustrerò le ragioni di questa mattinata dedicata al Palazzo Ducale. Quando mi sono incontrata con Federico Fioravanti, che ringrazio, in primavera, abbiamo deciso di inserire un momento di approfondimento su questo luogo e su quanti lo hanno abitato, lo hanno vissuto, perché rappresenta un momento fondamentale della storia di Gubbio, nel quale gli Ugubini fanno fatica a identificarsi perché rivendicano soprattutto il loro momento comunale per motivi che sono talmente ovvi che non c'è necessità di spiegare. Eppure il momento della presenza di Montefeltro prima e di Montefeltro della Rovere dopo rappresenta per Gubbio una spinta importantissima sia a livello economico, di crescita sociale e di crescita culturale soprattutto, che è quello che vorremmo mettere in luce questa mattina. E pensando a questa giornata ho chiamato a raccolta degli amici che tutti molto gentilmente, in maniera così immediata, hanno accolto questo appello e sono qui oggi ad illustrarvi da per loro gli aspetti della cultura legata ai Montefeltro, che ci legheranno poi al mondo musicale, a Piero della Francesca e ai più grandi artisti che hanno avuto modo di vivere sia la corte di Urbino che la corte di Gubbio. La riflessione però che facevamo con Federico nasceva soprattutto dalla necessità di sottolineare il ruolo di questo palazzo come luogo di passaggio tra Medioevo e Rinascimento ed epoca moderna. Una riflessione che ci è stata anche sollecitata da una osservazione di una visitatrice qualche giorno fa a Palazzo Ducale, sì, che mi chiedeva dove si stesse trovando. Gli ho illustrato il palazzo a chi era appartenuto e questa signora mi ha detto: ma perché questo palazzo sta nel programma del Festival del Medioevo se è un palazzo rinascimentale? E allora abbiamo rifatto la lezioncina di storia, ricordando che tradizionalmente il Medioevo finisce nel 1492, il 12 ottobre del 1492, Federico muore nel 1482, ben 10 anni prima, nel settembre dell'82, e quindi eravamo a pieno diritto ancora cronologicamente nel Medioevo. Così gentilmente invitata a partecipare a questa sessione mattutina dedicata alla cultura di Federico, la cultura del, diciamo, che orbita intorno a questo palazzo ducale di Gubbio, che medievale o rinascimentale che sia, è veramente un punto fermo, vedremo, di tante esperienze, di tante riflessioni, direi più forse aperte verso il futuro che più diciamo, una summa del passato, ma mi sembrava diciamo, importante nella scelta quasi del mio tema di cui parlare oggi, è fare appunto una riflessione su un tema a me molto caro, oggetto di un lungo studio dei miei anni passati, su cui ho praticamente passato la giovinezza, della cultura che è originatasi, che è, diciamo, collocata a Perugia, vedremo in un anno preciso, il 1473, legata a un'opera che io scelgo come una specie di eccezionale opera campione di lettura di questa cultura, mi porterà appunto a fare un discorso legato proprio al, direi soprattutto, spostato al ducato, sul ducato di Urbino. Alle mie spalle ho questa pianta dell'Italia del 1499, a fine 400, in cui si vede una estrema frammentazione diciamo, delle tante entità politiche che coprivano il suolo nazionale e anche contrariamente alle suddivisioni politiche ufficiali, prendendo come diciamo, parametro la presenza di casate sul luogo, vedete che Perugia appartiene, sembra essere quasi costituire uno stato, uno staterello a sé, dominato dalla figura, dalla presenza dei Baglioni, cioè una famiglia molto discussa, oggetto di, diciamo, di varie analisi storiche,
che ne fanno, se non i signori di diritto, diciamo, sicuramente i cosiddetti domini dominantium, i signori de facto della città. L'opera Campione, da cui partiremo, e che i vari allievi che vedo qui anche in sala, che mi ha accompagnato, loro lo sanno bene, anche le varie fasi dei miei studi, sono le cosiddette tavolette di San Bernardino, i miracoli di San Bernardino. Sono delle cosiddette tavolette, ma tavolette fino a un certo punto, perché sono quasi alte 80 centimetri, 75-80. Rappresenta un caso di straordinario interesse, ma anche di estrema complicazione, perché ci troviamo di fronte a una situazione documentaria molto particolare che crea e ha creato veri e propri problemi storiografici, in parte ancora irrisolti. Da un lato, infatti, sappiamo con certezza che la musica è un tema importantissimo e che in questo ambiente riveste un ruolo di primissimo piano, al punto da entrare in prima posizione nella costruzione del mito del duca musicista, in senso filosofico, platonico, ma è questo uno dei temi conduttori della celebrazione locale. E d'altra parte abbiamo una serie di testimonianze indirette sull'organizzazione di eventi musicali, sulla presenza di strumentisti a corte, eccetera, ma si tratta di testimonianze appunto indirette. Quello che ci manca, quello che manca agli storici della musica, ai musicologi, sono le famose fonti primarie, cioè fonti musicali, sono manoscritti, e per l'età di Guidobaldo potrebbero essere stampe, perché dal 1501 si afferma anche la stampa musicale, e documenti, cioè gli archivi che conservano per le altre corti, come quella di Ferrara, di Milano, di Mantova, i ruoli, i pagamenti, le ricevute, i nomi dei musicisti. Il mio intervento limite, proprio perché Piero della Francesca muore il 12 ottobre 1492, anno che storicamente si dice finisce il Medioevo. In realtà per uno storico dell'arte, uno storico dell'architettura, siamo nel pieno del Rinascimento, che facciamo iniziare nel 1401 con le tavolette di Ghiberti e Filippo Brunelleschi, e poi si va avanti fino al 500. Tuttavia si possono estendere questi limiti cronologici in discesa e in salita. Una volta preparavamo un progetto con il professor Howard Barnes riguardava il Rinascimento, ma c'era una questione che ineriva al Settecento, e lui coniò il termine Long Renaissance, quindi un lungo Rinascimento. Ovviamente le figure di cui parlerò hanno a che fare anche con la città di Gubbio. Battista Sforza, che muore per l'appunto a Gubbio nel luglio del 72, Federico, che molto verosimilmente nasce a Gubbio nel 1422, e il piccolo Guidobaldo, credo sesto figlio dopo cinque femmine, arriva finalmente il 24 gennaio del 1472, e sarà la causa poi verosimilmente della morte della madre nel luglio successivo. Qui lo vediamo in un dipinto di Piero Garughete, ce lo mostra di circa 4 anni, con tutte le insegne ducali, è il papà fiero del bambino che con la gambetta spostata in avanti per mostrare la giarrettiera che aveva ricevuto dal re d'Inghilterra, e poi l'ermellino è abbigliato con una corazza e l'elmo per ricordarci che era nello stesso anno 1474, più o meno nell'agosto del 74, era diventato capitano generale sia delle truppe pontificie sia del re di Napoli, quindi se la faceva un po' con tutta Europa. E a destra di nuovo un
ritratto di Guidobaldo da Montefeltro eseguito da Bartolomeo della Carta. E poi c'è questo ulteriore celebre dipinto che tutti conoscete, che è messo in realtà dove forse dovrebbe, la cosiddetta conferenza di Windsor, che Cecil Clove suggerisce dovesse far parte dello studiolo di Gubbio, che ci mostra per l'appunto anche Federico e il piccolo, non più piccolo, 7-8 anni, Guidobaldo, che assiste forse ad una conferenza, non sappiamo di chi, forse Paolo di Madelburgo, un astronomo che però aveva 35 anni quando praticava la corte di Urbino, non può essere il personaggio vecchio barbuto che vediamo sulla sinistra, o Antonio Bonfini, che è un umanista traduttore in latino per il re Mattia Corvino d'Ungheria del trattato di Filarete, che Filarete l'aveva scritto in volgare. Mi scuso per la brutta ricostruzione prospettica che ho fatto, in realtà è un dipinto che si trovava sicuramente in alto, vedete il punto di fuga in basso, che vuol dire il punto di fuga è la proiezione sul quadro prospettico dell'occhio dell'osservatore, quindi quella è l'altezza giusta per guardare un dipinto, sempre. Quindi in basso c'è la cosiddetta linea dell'orizzonte. E il razzo centrico, come lo chiama l'Alberti, come sarà chiamato anche da Piero della Francesca nella prospettiva Pingendi, è quell'asse, l'asse centrale. È un dipinto che ha acceso infiniti dibattiti, e in ordine alla sua datazione, e in ordine ai contenuti iconografici e iconologici che racchiude. Roberto Longhi, celebre critico d'arte del nostro Novecento, nell'esaminare questo dipinto manifestò nella celebre monografia del 1927, ripubblicata nel 42, in realtà nel 46, manifestò poca attenzione per gli aspetti contenutistici di quest'opera, ma Longhi era più attratto e più interessato dalle questioni di tipo stilistico-formalistico che non dagli aspetti diciamo contenutistici delle opere. Potrei qui leggervi uno o due passi molto belli della sua monografia pierfrancescana, ma in sintesi vi dico qual è la posizione di Longhi relativamente a questo dipinto. Longhi la ritiene cosa giovanile di Piero della Francesca. E arriva a queste conclusioni sulla base di un esame puramente, per non dire esclusivamente, stilistico. Trova che in quest'opera siano ancora forti le componenti di cultura masaccesca, che soprattutto nelle scelte cromatiche, nelle trasparenze che il pittore adotta a livello di cromatismo, ci siano ancora gli influssi della poetica masolinesca, come anche di quella di Domenico Veneziano. Dunque situa, sulla base di un esame stilistico formale, quest'opera agli esordi dell'attività di Piero, e dice e scrive delle cose, insomma, sulle quali sarebbe il caso di aprire delle parentesi, cosa che noi non siamo in condizione oggi di fare. E lui dice: ben difficile è concludere a riguardo di codeste prime opere, dunque collocazione del battesimo tra le prime opere, se il battesimo di Cristo sia o no anteriore alla pala della misericordia. Voi sapete, la pala della misericordia,
quella di Sansepolcro, viene iniziata nel 1445 e ancora negli anni 60 Piero della Francesca riceveva dei compensi per quello straordinario lavoro. Ma... La guerra giusta, naturalmente io mi occuperò della guerra giusta in ambito cristiano, e cioè di come nel corso dei secoli i cristiani abbiano potuto trovare delle giustificazioni alla guerra combattuta in qualche modo nel nome di Dio e della religione, in qualche modo collegati a questa dimensione. È un discorso un po' complicato, perché già le radici bibliche della tematica ci presentano un'eredità bifronte. E di volta in volta nel corso dei secoli si è attinto all'uno o all'altro aspetto, all'uno o all'altro versante di questa eredità biblica. A cosa alludo? Nell'Antico Testamento il popolo di Israele è guidato in battaglia da Dio. Tutto l'Antico Testamento è la storia delle vittorie, delle sconfitte di questo popolo, comunque guidato da Dio. E quindi c'è un rapporto stretto fra Dio, la dimensione guerriera, e l'identità del popolo eletto. Al contrario, invece, il Vangelo e il Nuovo Testamento certificano un rifiuto abbastanza netto della violenza. Nel corso dei secoli i commentatori si sono trattenuti a commentare sempre l'episodio del Vangelo della Passione, in cui Gesù impone a Pietro di riporre la spada nel fodero e quindi di non reagire violentemente all'arresto nel Getsemani. E nel corso dei secoli troverete moltissime citazioni di questo episodio specifico da parte di chi ritiene che appunto non è possibile per un cristiano combattere, usare le armi, non solo nel nome della fede, usarle tout court. In realtà, già con il IV secolo, con l'età costantiniana, si cominciano a vedere delle differenze profonde tra l'Oriente e l'Occidente. È permessa o è un peccato per un cristiano? Ebbene, Agostino afferma che la guerra in quanto tale è sempre un fatto negativo. La guerra deriva dal male. Però ci può essere una guerra giusta, però è giusta soltanto per una delle parti in lotta. Perché? Perché Agostino distingue tra la guerra di aggressione e la guerra di difesa. Se io mi devo difendere, è giusto che io combatta. È lecito che io combatta, se non addirittura doveroso. Al contrario, chi aggredisce è automaticamente dalla parte del torto e non combatte una guerra giusta. Nelle parole che sono di una poesia infinita. Cioè dice, ma tu sei il signore del mondo. Io sono una semplice donna, relegata qua, all'interno di questo castello, isolata da tutti. Come puoi pretendere che io possa sposare te, che sei quasi luminoso nella tua bellezza? Manda la lettera e in questa masada siciliana si suicida con tutti i suoi. Carne e sangue. Ma la resistenza non finisce, continua. E allora il colpo di genio di Federico II. Se noi questa gente continuiamo a tenerla qua in Sicilia, il bubbone non lo guariremo mai. Bisogna trovare una soluzione. Exterminare Genzo. Li pigliamo e li cacciamo fuori da qua. Dove? In un posto dove non possono ritornare indietro. In mezzo alla Puglia, controllatissimi.
e cominciano quindi le deportazioni. Molti partono, dicono vabbè, meglio questo che niente. E questa incredibile fedeltà musulmana dei saraceni di Lucera a Federico II. Molti partono, altri no. Ci sono tumulti nei porti siciliani, ci sono tumulti nei porti pugliesi dove questa gente arriva e non vuole essere deportata, non vuole lasciare casa. E la resistenza va avanti per altri 20 anni. 20 anni! Alla fine qual è il bilancio? Bresk spara una cifra incredibile, dice la popolazione siciliana dopo tutta questa guerra esterminatrice, attenzione, è il termine di un notaio palermitano, cristiano. Dice, ormai in Sicilia sono rimaste soltanto 400.000 persone, tutte le altre sono scappate o sono morte. O sono a Lucera. E a Lucera questa gente arriva, in primo momento c'è gente che si adatta alla situazione, che c'è un compromesso col potere politico, soprattutto quando il potere politico cambia e diventa quello angioino. Troviamo una soluzione, noi vi forniamo armati, vi forniamo armi, perché i lucerini sono bravissimi, oltre che nel combattere, anche nel costruire armi, e forniscono armi all'esercito angioino, punte di frecce per esempio. Dopodiché, all'interno della città però ci sono anche altre persone che sono gli ultimi arrivati, quelle che hanno resistito fino in fondo, e quindi all'interno di Lucera ci sono due anime, una possibilista che cerca il compromesso, dall'altra parte invece c'è un gruppo che dice noi con i cristiani non dobbiamo avere niente a che fare, siamo in guerra. A un certo punto si è trovato anche coinvolto in una congiura contro i re, contro il re angioino, però riesce a scansare il problema e fa carriera, e a un certo punto propone al re il negozium Lucerie, l'affare di Lucera, che comincia così. 15 agosto, Giovanni Pipino entra in città, tutto normale, va tutto bene, tutto tranquillo. Nessuno si aspettava niente, c'erano sempre avvicendamenti di armati. Poi era un tempo di guerra, c'era la guerra del Vespro, i soldati passavano sempre per andare giù, per scendere nei porti pugliesi, per imbarcarsi, per andare in Sicilia. Quindi, un soldato in più, un soldato in meno, che faceva? Nel giro di poche ore, Giovanni Pipino fa una cosa incredibile. Entra nelle case dei capi. A uno li fa arrestare e disarticola la rete di comando. I lucerini sono allo sbando e per circa una settimana combattono strada per strada, ma senza una direzione, senza avere un comando. È una guerriglia strada per strada che fa centinaia di morti. Leggenda vuole che i più riottosi, quelli che non si arrendono, vengono presi, messi davanti al castello di Lucera e decapitati uno per uno per dare un segnale agli altri che intanto sono terrorizzati e stanno in casa. E che cosa succede? Che questa è la fase 1, finisce il 27 agosto. Il 27 agosto Giovanni Pipino manda una lettera a Carlo, dice: le cose stanno andando benissimo, maestà, li teniamo in pugno, passiamo alla fase 2. In che cosa consisteva? In quello che era uno dei motivi che spingono il re a prendere Lucera, perché ci sono sicuramente dei motivi religiosi, ci sono sicuramente dei motivi ideologici, ci sono sicuramente dei motivi politici, ma il motivo di fondo per cui Carlo I dall'attacco a Lucera è uno solo: i soldi. Prendersi i lucerini e le ricchezze di Lucera in un momento clou e drammatico della guerra del Vespro, quando nelle casse dello Stato non c'era un soldo. Espropriare una città di tutto e rivenderselo.
Non vi dico follie, non me la sto inventando questa storia. Diciamo che Achille Fenile è pazzo. È venuto e ci racconta questa bella storiella. No, leggetevi il codice diplomatico di Lucera, di Egidi, i documenti che Egidi ha riportato di questa vicenda, e scoprite quali sono i mandanti, quali sono le situazioni e chi sono gli artefici economici di questa vicenda, che sono i banchieri fiorentini. Sia perché qui hanno avuto appunto la cattiva idea di intitolarla dizionario islamico e dunque la prendiamo sul serio la cosa, sia perché poi in realtà, voi capite, il tema è estremamente delicato. Il tema è un tema di attualità pur riguardando un concetto che è nato nel Medioevo e che a noi medievisti quindi risulta particolarmente interessante. Non è neanche così facile decidere da che parte abbordarlo, il problema del jihad. Potremmo dire che un conto è un concetto che fa parte di una tradizione, di una religione, di una civiltà e che sta nei libri sacri di quella civiltà e che come tale è lì, è scritto. Uno potrebbe dire è sempre quello, è sempre uguale nei secoli e nei millenni. Un conto poi è come viene interpretato e applicato. Questo non ci stupisce, noi viviamo in paesi cristiani, il cristianesimo è la religione dell'amore e in certi secoli in nome di questo amore si bruciava la gente sul rogo. Quindi non ci stupisce affatto che un conto siano i testi sacri e i principi di una religione e un conto sia il modo in cui un'epoca o un'altra li interpreta e li mette in pratica. Jihad lo traduciamo di solito guerra santa, anche se molti sapranno, perché lo si ripete spesso in questi tempi in cui appunto di jihad si parla come di un problema di attualità, e quindi molti avranno già sentito dire, avranno già sentito precisare. Jihad, la parola di per sé, non vuol dire guerra. La parola di per sé vuol dire sforzo e in un contesto religioso vuol dire lo sforzo di fare quello che è gradito a Dio. Quindi un concetto a 360 gradi. In una religione monoteista come l'Islam, che al pari del cristianesimo insegna ai fedeli a cercare di capire che cosa vuole Dio da loro e farlo, è chiaro che un concetto che si può tradurre come sforzati di fare ciò che Dio vuole da te, si può interpretare in tanti modi. Al tempo stesso non c'è dubbio che in un certo contesto, quando cioè bisogna decidere se la fede è minacciata, se ci sono dei nemici di Dio che minacciano i credenti, allora lo sforzo di fare ciò che è gradito a Dio, beh, qui l'Islam ha sempre detto, in quel caso lo sforzo di fare ciò che è gradito a Dio può voler dire anche sguainare la spada. Teologi musulmani si sono molto soffermati su questo problema e hanno chiarito, poi sarebbe bello capire quanto i teologi vengono seguiti dai credenti, i teologi musulmani hanno sempre chiarito che c'è un grande jihad e un piccolo jihad. Il piccolo jihad consiste nello sguainare la spada quando bisogna difendere la fede. E quello sono capaci tutti, implicano quasi certi teologi. Il grande jihad sarebbe, come dire, rivoltare la propria vita e capire se la nostra vita è quella che Dio vorrebbe e dunque ha a che fare con il proprio modo di vivere, con il proprio essere, con i valori. I teologi tendono chiaramente a dire quello è il vero jihad importante che tutti dovrebbero seguire. Poi appunto, forse è ozioso chiedersi quanto i credenti seguono i teologi. Certamente in certi contesti è più facile dire io combatto, espongo la mia vita e questo è quello che io so fare e che faccio. L'ultima cosa che passa per la mente dei musulmani è di dire guarda, anche quelli stanno facendo una specie di jihad. Assolutamente no. Quando i crociati invadono la Terra Santa, la reazione dei musulmani sostanzialmente è di dire guarda questi che aggressivi che sono, hanno sempre voglia di conquiste. Che c'entri la religione non gli viene minimamente per la testa. Qui ho un librino prezioso che molti conosceranno, Storici arabi delle crociate, a cura di Francesco Gabrieli, un vecchissimo libro di Einaudi che però continua a essere, quando uno si occupa di queste cose, un libro da tenere lì sulla scrivania. Così un grande autore
musulmano dell'epoca, Ibn al-Athir, racconta com'è che avvenne l'aggressione dei Franchi in Terra Santa. Dice: la cosa cominciò così. Il loro re Baldovino, che sarebbe probabilmente il conte Baldovino di Fiandra, uno dei capi della prima crociata, fece una grande adunata di Franchi. Franchi, loro stessi si chiamavano ancora così all'epoca, almeno quando scrivevano in latino. I chierici che accompagnano la prima crociata dicono: le imprese compiute da Dio per mano dei Franchi, gesta Dei per Francos. E questo nome Franchi resterà appiccicato agli occidentali, ancora oggi nelle lingue del Medio Oriente e dell'India, eccetera. Dire occidentale, europeo, si dice Franco, in un modo o nell'altro, French, French. Ho fatto, dice, fece una grande adunata di Franchi e mandò a dire a Ruggero, re di Sicilia, che era Ruggero il Gran Conte in realtà: ho fatto una grande adunata di gente e vengo ora da te per andare a conquistare, partendo delle tue basi, la costa d'Africa e diventare colà tuo vicino. Ruggero di Sicilia ha la notizia che sta per arrivare un esercito dall'Europa per sbarcare in Africa, raduna i suoi consiglieri, racconta il cronista arabo Ibn al-Athir, e chiede che cosa dobbiamo pensarne di questa faccenda. I consiglieri rispondono: per il Vangelo, ecco una cosa buona per noi e per loro, così quei paesi diventeranno cristiani. Al che Ruggero, levata una gamba, fece una gran pernacchia. Pernacchia è la traduzione di uno studioso di un'altra generazione che certe parole non le usava, ma poi però lo stesso studioso, il Gabrieli della Nota, richiama Barbariccia della Divina Commedia, in modo che sia ben chiaro di cosa si sta parlando, e disse: Affemia, questa vale più di questo vostro discorso, perché se vengono qui da me, e poi spiega, bisognerà aiutarli, e poi conquisteranno l'Africa e li avremo vicini e bisognerà rifornirli, ma noi non li vogliamo in Africa. Oltretutto, dice Ruggero di Sicilia, noi siamo amiconi con il re di Tunisia, musulmano naturalmente, e lui protesterà se noi li lasciamo passare. No, dice: assolutamente, scriviamo a Baldovino: se avete deciso di far la guerra ai musulmani, la cosa migliore è di conquistare Gerusalemme, che libererete dalle loro mani e di cui avrete il vanto. Ma per l'Africa ci sono giuramenti e patti che mi legano con quelli di là. Morale, in sostanza, era una guerra di conquista e per ragioni politiche, anziché verso l'Africa, viene deviata verso la Terra Santa. Uno ci può trovare il pezzo che preferisce. Perché è vero che il Signore dice a Samuele: è una pessima idea questa degli ebrei di avere un re, ed è vero che Saul sarà un cattivo re, però è anche vero che Saul sconfigge i filistei e Davide uccide il gigante Golia, e poi Davide diventa re, sarà un buon re e combatterà, e quindi alla fine la lettura di Maometto, sia pur semplificata, va a cogliere un punto che in questo passo c'è. Alla fine gli ebrei non hanno fatto altro che combattere, convinti di combattere sulla via di Dio, per l'appunto. Ho cercato lungo un finale efficace per questa lezione e non l'ho trovato, quindi finisce qui. L'Occidente, e concludiamo davvero come in gergo si dice, con ciò che mette tutti d'accordo, ovvero sì, la tavola. Sì. La tavola è in particolare un grande protagonista della tavola. Insieme a me Marilena Badolato, giornalista, scrittrice, ma anche è stata anche presidente di una prestigiosa associazione internazionale gastronomico-culturale, perché la buona tavola, diciamo, l'alimentazione, ma in generale proprio la gastronomia, è stato ed è un filo conduttore del suo essere giornalista e anche antropologa. Poi conosceremo un po' più da vicino i suoi legami non solo con questo tema, ma anche con alcuni personaggi di questa città che ha incontrato nel suo percorso formativo. Parliamo di Tartufo e soprattutto parliamo di un tema, Oscuro Re, che l'enigma ci porta sempre, insomma, a curiosare. Perché questo titolo, in questa giornata nella quale si parla di gastro medioevo, quindi di
gastronomia nel periodo del Medioevo. Perché questo titolo? Oscuro re. Oscuro re, misterioso re. Prima di tutti perché ancora impera. Cioè, quindi re. Cioè, nonostante, cioè, chi ama il tartufo lo ama veramente molto. E come dice Massimo Montanari, il gusto vince sempre, cioè attraversa la barriera della storia. Misterioso perché proprio come dice il nome, oscuro e misterioso, perché è proprio dal greco, no? Mysterion, mio, cioè sto nascosto, sto celato. Questo fatto di essere nascosto e celato fa la storia di questo fungo ipogeo, misterioso per moltissimi motivi, misterioso per il nome che si porta dietro, che è stato dibattuto nei secoli e che ha creato ancora più questo alone, no? Attorno alla sua figura. Proprio perché terre tufe, da una volgarizzazione latina, oppure come dice il Berti, terre tufule tuber, cioè che riprende nella sua forma esterna la pietra tufoide, che era tipica anche delle nostre zone, l'Italia centrale. Misterioso per la sua oggi e sempre, per l'ambiente che ama e di cui diventa quasi sentinella ambientale. Cioè il tartufo predilige quell'ambiente, un gradiente tipico di umidità, alcune piante, che sono le piante sue predilette, chiamiamole così, la quercia, ma anche gli ontani, i faggi, i noccioleti, i castagni e le piante che noi chiamiamo quasi comari, che sono proprio le piante mediterranee, quindi sono le ginestre, sono le fragole, i ciliegi selvatici. Quindi, e si nutre della luna, si nutre della luce lunare. Quindi questo mistero che continua ad avere da millenni, no? Da quando Teofrasto per la prima volta ha detto, è dovuto al fulmine che cade nelle radici di questa pianta. E da lì è stato universalmente accettato, tanto che i greci lo chiamavano idnon, no? L'idnologia, quindi avevano anche coniato il loro nome per questo tipo di fungo ipogeo. Da lì questo fatto di creare, di essere quasi un miracolo, no? Della natura, cosa che anche Plinio il Vecchio dirà, è una pianta che cresce da sola, che noi non dobbiamo seminare, quindi è un miracolo della natura. Questo fatto che si porterà sempre dietro sarà ancora più specificato quando verrà scritto negli scritti della latinità classica che la pianta prediletta è la quercia. Da lì partirà la sua grande fortuna, ma che nel Medioevo sarà la sua grande pecca, ecco, di essere afrodisiaco. Arriviamo proprio al Medioevo, perché il tartufo diventa da grande protagonista del periodo classico, nel Medioevo un elemento ingombrante. Un elemento presente. Specie nel 300. Presente nelle tavole, guardate bene, perché ripeto, il gusto vince sempre e attraversa qualunque proibizione, però non più ufficialmente presente. Voi immaginate che gli altri prelati di Roma non chiedessero il tartufo? Sì, a Roma arrivava. Arrivava anche dal convento di San Pietro di Gubbio. Ma sotto mentite spoglie. Sotto mentite spoglie. E arrivava anche nelle tavole aristocratiche. Il problema del Medioevo è che ancora si chiedevano cosa fosse. Addirittura, tornando indietro un attimo e dedicandoci anche qui a Gubbio, all'antica lingua safina, il mio professore Ancillotti, di glottologia. Il riferimento appunto che facevo prima. Il mio professore. La lingua safina aveva già trifolo, che voleva dire quello della terra, trifo, terreno, era il terreno di una tota, quindi di una casa, di una fattoria.